помним, с какими проблемами и дисбалансами столкнулась поздняя советская экономика. Noi ricordiamo perfettamente quali problemi e quali squilibri ha affrontato l'Unione Sovietica nell'ultima fase della sua esistenza. Поэтому после распада Советского Союза его плановые системы в условиях хаоса 90-х. Ecco perché dopo il collasso dell'Unione Sovietica e della sua economia pianificata durante gli anni 90, страна начала создавать экономику на основе рыночных отношений, частной собственности. La nazione ha iniziato a sviluppare la proprietà privata seguendo le direttive del libero mercato. Ну, в общем, все и правильно. Nel complesso era la cosa giusta da fare. Во многом примером здесь служили западные страны, советников, как вы знаете. Scegliemmo di seguire il modello delle nazioni occidentali. Знаете, здесь было пруд пруди. И казалось достаточным просто копировать их модели. Come ben sapete, i loro consiglieri erano circa una dozzina e sembrò abbastanza facile copiare i loro modelli. Они между собой, правда, еще спорили, я помню, там европейцы спорили с американцами, как развиваться в российской экономике. Ricordo anche che questi consiglieri discutevano gli uni con gli altri, in particolar modo gli europei con gli americani, su come l'economia russa avrebbe dovuto svilupparsi. А что произошло в результате? E qual è stato il risultato? Non lo so, ma sono sicuro che ora zio Vlad ce lo spiegherà. Наша национальная экономика в значительной степени стала ориентирована именно на Запад. Причем прежде всего, как источник сырья. La nostra economia si è largamente orientata verso l'Occidente, verso l'esportazione di materie prime. Да, нюансы, конечно, разные были, но в целом, как источник сырья. Naturalmente c'erano diverse eccezioni, ma sostanzialmente siamo sempre stati considerati come una fonte di materie prime. Причины этого тоже понятны. E la ragione per cui questo è accaduto è evidente. Новый формирующийся российский бизнес был естественно нацелен как La nuova generazione di uomini d'affari russi che stava prendendo forma, как все другие бизнесы во всех других странах, прежде всего нацелен на извлечение прибыли, причем быстрой и легкой. Era generalmente orientata alla creazione di puro, semplice e veloce profitto. А что ее приносило? Ну вот, это самая продажа ресурсов нефти, газа, металлов, леса. E cosa poteva generare rapidamente questo profitto? La vendita delle nostre risorse: petrolio, gas, legname, metalli. Мало кто задумывался, а может быть и возможности такой не было, чтобы вкладывать в долгую. Poche persone furono lungimiranti o magari ebbero l'occasione di investire a lungo termine. Поэтому другие более сложные отрасли экономики развивались слабо. E c'è anche una seconda ragione piuttosto complessa a causa della quale la nostra industria non ha fatto molta strada. И чтобы сломать эту негативную тенденцию, ну все видели прекрасно во всех правительствах. Ci sono voluti anni e diversi governi per invertire questo trend negativo. Но чтобы сломать эту тенденцию, нам потребовались годы, настройка налоговой системы и масштабные государственные инвестиции. Abbiamo dovuto modificare il nostro sistema fiscale, la tassazione, per poter effettuare investimenti pubblici su larga scala. Мы достигли здесь реальных видимых перемен. Да, результат есть. Однако, повторю, Ed abbiamo ottenuto un cambiamento reale e percepibile. Tuttavia, нужно учитывать, в какой ситуации развивался наш, прежде всего, крупный бизнес. Ma dobbiamo anche ricordare le circostanze in cui il nostro business, il nostro modello di affari si è sviluppato. Технологии на Западе, более дешевые финансовые источники. Ma non mi dire. И выгодные рынки сбыта на Западе. Естественно, и капиталы стали утекать туда же.
Tuttavia, le tecnologie che usavamo erano occidentali, le migliori fonti di investimento a nostra disposizione erano occidentali, i migliori mercati in cui investire erano occidentali e presto anche i nostri capitali iniziarono a spostarsi verso Occidente. И, к сожалению, вместо того, чтобы идти на расширение производства, на покупку оборудования и технологий, sventuratamente, invece di migliorare la nostra produzione, acquistare equipaggiamenti e tecnologie, на создание новых рабочих мест здесь, у нас, в России, они в том числе тратились на зарубежные поместья, яхты, элитную недвижимость. Per creare nuovi posti di lavoro in Russia, questi nuovi miliardari hanno speso i loro soldi in ville che si trovano all'estero, in yacht e in proprietà immobiliari che si trovano sempre all'estero. Да, потом начали вкладывать, конечно, в развитие, естественно. Но на первом этапе все туда широким потоком уходило в значительной степени вот на эти цели, на потребление. In un secondo tempo poi hanno iniziato a investire anche in Russia, ma all'inizio tutti i soldi sono finiti all'estero e sono stati spesi per scopi egoistici. Там, где богатство, там, естественно, и дети, их образование, там их жизнь, их будущее. И отследить. E dato che i soldi di questi imprenditori si trovavano all'estero, anche le loro vite si trovavano lì. I loro figli sono cresciuti in Occidente. È lì che sono stati educati ed è lì che c'era il loro futuro. Предотвратить такое развитие ситуации государству было очень сложно, но практически невозможно. È stato praticamente impossibile per lo Stato prevenire e rimediare a questa situazione. Мы же жили в парадигме свободного рынка. Perché noi viviamo nel paradigma del libero mercato. Последние события убедительно показали, образ Запада как тихой гавани и прибежище капиталов оказался призраком, фальшивкой. E gli ultimi sviluppi hanno chiaramente dimostrato quanto fosse sbagliata l'immagine dell'Occidente come un rifugio sicuro per il capitale. И те, кто вовремя этого не понял, кто coloro che non l'hanno capito in tempo, рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли. E cioè coloro che percepivano la Russia solo ed esclusivamente come fonte di guadagno e pensavano di vivere oltre confine, hanno pagato un prezzo carissimo. Их там просто ограбили. Отняли даже законно заработанные средства. Sono stati rapinati e privati dei loro soldi. Как-то в шутку многие помнят. In passato ho fatto una battuta che molti ricorderanno ancora. Наверное, обращаясь к представителям российского бизнеса, я сказал: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников». Ho detto che sarebbero impazziti girando da un tribunale occidentale all'altro nel tentativo di recuperare i loro soldi. Спасая свои деньги. Ровно так все и вышло. E questo è esattamente quello che è accaduto. И добавлю. И знаете, сейчас добавлю очень важно. Se mi consentite, vorrei dire qualcosa di tanto semplice quanto importante. Простую, но очень важную вещь. Никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. Fidatevi, non un solo singolo cittadino si sente dispiaciuto per questi miliardari che hanno perso le risorse che hanno investito nelle banche occidentali. Не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом и так далее и тому подобное. E per coloro che hanno perso i loro yacht, i loro palazzi e tutto il resto. А в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х годов. I cittadini normali nelle loro conversazioni attorno al tavolo della cucina si sono ricordati degli anni 90.
когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок. Quando le imprese costruite dalla nostra nazione sono state vendute e acquistate praticamente per un non nulla. И показную демонстративную роскошь так называемых новых элит. E le cosiddette nuove elite hanno potuto ostentare il loro sontuoso stile di vita. Что еще принципиально важно? Все годы после развала Советского Союза Запад не оставлял попыток поджечь постсоветские государства. Durante gli anni che seguirono il crollo dell'Unione Sovietica, l'Occidente non ha mai smesso di fomentare il fuoco degli stati che appartenevano per l'appunto al gruppo sovietico. И главное, окончательно добить Россию, как самую большую сохранившуюся часть нашего исторического государственного пространства. E soprattutto si sono proposti di eliminare la Russia come ultimo rimasuglio del nostro Stato. Поощряли и натравливали на нас международных террористов, провоцировали региональные конфликты по периметру наших границ. Hanno incoraggiato бипписти internazionali per provocare disordini ai nostri confini. Игнорировали наши интересы и использовали средства экономического сдерживания и подавления. А крупный российский бизнес... Hanno ignorato i nostri interessi e hanno provato a sopprimere e contenere la nostra economia. Для чего это я все говорю? А крупный российский бизнес отвечает за работу стратегических предприятий. E lo sto dicendo perché in Russia abbiamo grandi affari, grandi business che controllano imprese strategiche. За многотысячные трудовые коллективы определяет социально-экономическую ситуацию во многих регионах, а значит положение дел, когда... che garantiscono il benessere di migliaia e migliaia di lavoratori che gestiscono, tra l'altro, affari di rilevanza statale. Руководители и собственники такого бизнеса оказываются в зависимости от правительства. E nel momento in cui i proprietari o comunque i dirigenti di queste imprese iniziano ad adottare una politica che non è amica della Russia, которые проводят недружественную политику в отношении России, представляет для нас большую угрозу, опасность для нашей страны. И так queste imprese, queste persone diventano un pericolo per la nazione. Кое положение терпимым быть не может. E questo non è tollerabile. Да, у каждого есть возможность выбора. Tutti possono fare una scelta. Кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами. Alcuni possono scegliere di vivere in una casa sequestrata con un conto in banca pignorato. Попытается подыскать место, казалось бы, привлекательной западной столицы или курорта. E possono scegliere di cercarsi un posto all'interno di un apparentemente accogliente e interessante capitale occidentale. В другом тепленьком местечке за границей. Un villaggio turistico o qualche altra struttura oltre confine. Это право любого человека. Мы даже на это не покушаемся. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся. Ma queste persone che decideranno di restare in Occidente si renderanno conto una volta per tutte che sono e resteranno sempre dei poveri bippisti. Ah no, scusate, ho fatto confusione con un altro discorso di un amico di zio Vlad. Non c'entra nulla. Второсортными чужаками, с которыми можно делать все что угодно, и деньги, и связи. Ma saranno sempre trattati come stranieri di seconda classe. И купленные титулы графов, перов и там мэров здесь не помогут абсолютно. E di titoli che hanno acquisito fino ad oggi, da conte, da duca, da sindaco, non li aiuteranno. Они должны понять, они там второй сорт. Devono capire che sono e saranno cittadini di seconda classe, di serie B. Но есть и другой выбор. Ma c'è anche un'altra opzione. Работать для соотечественников. Restare nella grande madrepatria e lavorare per i propri compatrioti. Не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя. В городах, поселках, в своей стране. И таких...
Non solo per creare nuovi business, nuove opportunità d'affari, ma anche per cambiare la vita di tutti coloro che vivono in città, attorno a voi. Ma che dico la città? Attorno a tutti coloro che vivono nel territorio russo, in questa grande nazione. Предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много. Noi abbiamo poche persone di questa caratura, pochi di questi veri combattenti del mondo degli affari. Именно за ними будущее отечественного бизнеса. E noi leghiamo il futuro della Russia a queste persone. Sì, insomma, deve essere un po' come quella volta che ho legato l'ancora al piede del capitano mentre lo yacht affondava. Così impara a fare gli inchini e i saluti rovesciando la nave. Все должны понять, и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России. Tutti sanno che le risorse per un futuro prospero si trovano qui e soltanto qui, in Russia. Ok, questo è l'intervento di zio Vlad e per dovere di cronaca vi avviso che ho tagliato dei lunghi applausi qui, qua e anche qua. Non perché sono putinfobico, ma perché molto banalmente ci sono pressanti questioni di copyright che mi impediscono di usare un filmato per intero. Devo tagliare il più possibile e limitarmi a pubblicare l'indispensabile per una videoreazione. Ciò premesso, zio Vlad parla sostanzialmente di due cose. Uno, la storia della Russia e dello Stato russo. E due, delle opportunità per fare affari in Russia. Ora, la storia dello Stato russo che ci racconta, entro certi limiti, è relativamente verosimile e veritiera. È vero che nel 1990 e negli anni 90 la Russia è finita KO, è vero che noi occidentali abbiamo dettato la linea per uscire dal disastro che era l'Unione Sovietica. Il problema è che l'abbiamo fatto in maniera approssimativa oppure, ma cambia pochissimo, che i russi stessi, o meglio il governo russo, hanno realizzato questo programma in modo tremendamente approssimativo. Mi spiego meglio, come giustamente rileva zio Vlad, non riesco a credere che sto usando la parola Vlad giustamente nella stessa frase. Il governo russo ha privatizzato d'amblè tutti i suoi asset, comprese le imprese che erano minimamente redditizie. Come l'ha fatto? Cedendo la proprietà ai singoli lavoratori. L'idea di base era quella di privatizzare le imprese cedendo le quote della proprietà, le azioni, direttamente alle persone che lavoravano. E l'idea era ovviamente buona. Qual era la difficoltà oggettiva e soggettiva nel compiere un'operazione del genere? La difficoltà oggettiva è che tantissime persone, la stragrande maggioranza dei russi, all'inizio degli anni 90, in realtà anche un pochino dopo, era letteralmente in povertà assoluta, non aveva i soldi per mettere insieme il pranzo con la cena. E quindi pagare questi cittadini, oltre che con uno stipendio che non valeva praticamente nulla, con delle azioni, non è stata esattamente una trovata geniale, perché naturalmente i poveri erano costretti a vendere queste azioni in cambio di un tozzo di pane, ma letteralmente, ragazzi, è una cosa tristissima e gravissima. Mentre invece i ricchi, perché esistevano i ricchi, erano in parte i contrabbandieri, quelli che portavano tecnologia occidentale in Russia e la vendevano per un occhio della testa, erano i criminali, che avevano più o meno una facciata legale per riciclare il loro denaro, potevano fare tranquillamente incetta di queste azioni, comprandole per un tozzo di pane, magari qualcuno riusciva anche a farsi finanziare dall'Ovest. C'era una gran bella impresa, andavi in una banca occidentale o da un amico occidentale che avevi conosciuto durante la Guerra Fredda e gli dicevi: senti, mi presti 10.000 euro o 50 milioni di lire, e in cambio poi si ritrovava con la proprietà di un'impresa mineraria che fruttava letteralmente decine e decine di miliardi. Non sto scherzando, sono cose realmente avvenute.
Per cui c'era questo problema gigantesco che è stata fatta una privatizzazione dalla notte alla mattina e dall'altra parte è cambiato il sistema economico senza prima educare i cittadini russi. I cittadini russi ricevevano quelle azioni lavorando, ma non capivano e non sapevano a cosa potessero servire. Non avevano un piano per il futuro. E questo ha reso ancora più facile, non che sarebbe stato molto più difficile, anche se li avessimo formati prima, perché la fame è fame, ma ha reso molto più facile depredarli. Se invece i cittadini russi fossero stati educati all'economia di mercato, invece di doverla imparare letteralmente sulle proprie spalle e sulla propria schiena sferzate, forse sarebbe andato un pochino meglio. Per il resto la descrizione di zio Vlad è talmente semplicistica che te la potresti aspettare da un bambino, da un ragazzino o una ragazzina che frequenta le scuole medie inferiori. Una descrizione della storia simile ha moltissime lacune. In primo luogo è vero, verissimo, che i nuovi miliardari russi, spesso e volentieri criminali autoriciclatisi, si trasferivano in Occidente e investivano in Occidente. Ma questo accadeva non perché fossero brutti, cattivi e puzzoni, erano anche quello essendo criminali in effetti, ma accadeva perché molto banalmente non c'erano le condizioni per investire in Russia. Come ti viene in mente di investire pesantemente in una nazione che ha lo sbando? Non lo puoi fare, non trovi neanche gli investitori per un'operazione del genere. Trovi investitori per mettere al sicuro le imprese che già ci sono, le acquisti, ripeto, per letteralmente un tozzo di pane, sono un grande investimento per il futuro. Ma iniziare a produrre, per esempio, microprocessori in Russia non era neanche lontanamente pensabile. Stessa cosa investire in aeronautica d'avanguardia oppure in chimica, biologia o altre cose. Non c'erano i margini, non c'erano neanche le persone formate, non c'erano incentivi particolari. Quindi chi è stato in grado di farsi due soldini li ha portati all'estero. Altra cosa che va chiarita è che non è che è l'Occidente brutto, cattivo e puzzone che ha sgomitato per accaparrarsi le nazioni dell'Est Europa, farle entrare nell'Unione Europea e nella NATO. No, anzi, con tutto il rispetto per gli amici polacchi, rumeni e dei paesi baltici, noi europei non siamo stati propriamente entusiasti di tante acquisizioni in tempi così rapidi e così stretti. Perché molto banalmente si è creato un disequilibrio all'interno dell'UE. La Polonia, la Romania, l'Ungheria e tante e tante altre nazioni che prima orbitavano nel patto di Varsavia erano in difficoltà economica e tuttora sono sostanzialmente dei percettori netti rispetto ai contributi dell'Unione Europea. Noi a Occidente, al momento attuale, diamo i contributi anche per l'Est. È una cosa che va fatta, è una cosa buona, ma è anche una cosa che ci costa, soprattutto a noi italiani che siamo sempre un pochino tirati anche quando siamo i quarti esportatori del mondo sul serio e non per finta. Sono semmai le nazioni che hanno vissuto sulla loro pelle il patto di Varsavia che volevano mettersi al sicuro e passare ad Ovest. Intendo dire, il rapporto con la Russia, o meglio, con l'Unione Sovietica, è stato talmente drammatico che queste nazioni di Putin e della Russia non ne vogliono più sapere e credo che in questi anni l'abbiano fatto capire chiaramente. La Polonia, quando ha saputo dell'attacco all'Ucraina del 22, si è armata come se non ci fosse un domani. Praticamente e letteralmente, non sto scherzando, non sto esagerando, la Polonia sarebbe in grado di fronteggiare l'esercito russo da sola e si è equipaggiata così nell'arco di 2 anni e mezzo. Ora, io non sono un grandissimo esperto, ma se la mia ex togliesse le chiavi di casa, mettesse il filo spinato, un Rottweiler in giardino e un sistema di difesa automatica che mi prende di mira e apre il fuoco se io solo mi appoggio alla staccionata, un messaggio mi dovrebbe arrivare. Ecco,
E naturalmente la stessa cosa la stanno facendo i paesi baltici, i quali più di ogni altra nazione in proporzione sostengono l'Ucraina. Poi i paesi baltici sono piccoli, non possono spendere moltissimo, ma stanno facendo i loro sacrifici per aiutare gli ucraini. Anche questo vuol dire qualcosa. Veniamo poi ai miliardari russi. Dobbiamo parlare di tutti quei miliardari che sono andati in Occidente e poi sono stati colti da depressione improvvisa o follia improvvisa e hanno eliminato qualche volta soltanto se stessi e in alcuni casi anche tutta la famiglia? Perché sinceramente non mi pare che proprio tutti abbiano potuto beneficiare della scelta data da zio Vlad. Mi pare che chi sia andato in Occidente non se la passi benissimo in patria. E a parte questo, zio Vlad torna anche sull'argomento del bippismo. No, noi occidentali non avevamo alcun motivo di fomentare i bippisti ai suoi confini. Quella è la scusa che zio Vlad ha sempre usato per muovere guerre agli altri. Non solo zio Vlad, ma anche Eltsin che l'ha preceduto. Due guerre in Cecenia, una in Georgia, Crimea, Donbass, prima dell'attuale. E noi occidentali siamo stati anche distratti, perché fino alla guerra in Georgia del 2008, noi, zio Vlad, gli abbiamo aperto le porte della NATO. Non era naturalmente uno stato membro della NATO, la Russia, ma aveva il suo ufficio all'interno della NATO e andava consultata necessariamente prima di prendere ogni decisione. Era una grande forma di rispetto, era una grande forma di collaborazione. Quando zio Vlad ha preso servizio e c'è stata la tragedia del Kursk, noi europei e occidentali abbiamo proposto a zio Vlad di dargli una mano per recuperare il sottomarino. Lui ha detto di no e poi si è verificata la tragedia. Noi pensavamo di essere amici con i russi, ma evidentemente non ci percepivano così. Lo dimostra anche per esempio la Yunarmija, lo dimostrano le interviste, i documentari girati ancora prima del 2014, dove vedi esponenti del partito Russia Unita dire peste corna di noi occidentali. Davvero, si insegnava ai bambini che noi eravamo agenti stranieri che volevamo la loro rovina e questo purtroppo succedeva nelle scuole, non in qualche cantina di un partito clandestino. Già nel 2012-14 o giù di lì, quindi oltre 10 anni fa, ai bambini veniva insegnato che Russia Unita, il partito del presidente, era l'unico che faceva gli interessi della nazione russa. Che chi non la pensava come loro era letteralmente un agente straniero che era lì per rovinarli. Insomma, c'era già il germe della dittatura. Noi non lo abbiamo notato, ma era lì. Per il resto non è difficile cercare di capire che cosa sta facendo zio Vlad in questo momento. Zio Vlad in questo momento sta accentrando tutto il potere economico, perlomeno quello delle grandi e medie imprese, nelle mani di imprenditori a lui fedeli. Quelli che sono scappati, perdono l'industria. Quelli che non sono allineati perdono lo stesso le loro proprietà, l'abbiamo già visto succedere. Queste proprietà vengono riassegnate a buona parte delle persone che stanno fra il pubblico ad applaudirlo. È semplice e lineare. Poi però c'è anche un problema oggettivo. Le imprese devi riuscire a farle funzionare e zio Vlad non è proprio bravissimo nel selezionarsi i collaboratori. Forse sicuramente bravo nello scegliersi degli yes men e degli yes women e delle yes women, ma ho delle serie difficoltà che le persone che lui sceglie siano anche in gamba, perché se fossero in gamba non sarebbero yes men e yes women. Esiste sempre un momento in cui devi dire amico mio guarda che ti stai sbagliando, oppure ancora fino qua arriviamo ma qui tiriamo una linea e non andiamo oltre. Di fronte a zio Vlad nessuno può farlo e questo è il motivo per cui le sue imprese, secondo me, per la maggior parte continueranno ad andare male. L'economia russa continuerà a essere spolpata sia dall'interno per le spese militari, che non producono utilità, fanno prodotto interno lordo, ma nel medio-lungo periodo è un disastro, e soprattutto verrà poi spolpata dalla Cina, dall'India, magari anche un pochino dall'Iran e via discorrendo.
perché i cinesi, al contrario dei russi, gli affari li sanno fare, li sanno curare, hanno i mezzi per tutelarsi. I russi no. E infine una piccola nota di colore. Secondo voi, le figlie di zio Vlad dove vivono? In Russia oppure in Occidente? Come sempre, fatemelo sapere scrivendo qualcosa qui sotto. Se poi, naturalmente, vi piacciono i miei video, ricordatevi di supportare il canale. Iscrivetevi, attivate la campanella, condividete il link al video sui social che frequentate e naturalmente lasciate un mi piace grande e grosso. Inoltre, se vi sentite eroici, potete anche abbonarvi o diventare dei Patreon. Nel caso in cui non facciate nulla di tutto questo, in un futuro remoto, improbabile e decisamente eventuale, potreste ritrovarvi con zio Vlad che vi nomina dirigenti di una società russa. Ebbene sì, è già successo realmente, tra l'altro. C'è un architetto italiano che si è svegliato la mattina ed era vicepresidente di Sberbank. Io vi ho avvisati, poi fate voi. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto!